quanto in italiano pure, ok. Ciao ragazzi, sono Carla Hyman, sono un'artista, musicista e un'ex ricercatrice scientifica. Extracomunitaria di nascita italiana d'adozione, anzi veneta. Mi dispiace per sto accento strano, ma 8 anni di vita a Berlino e spagnolo, svedese e tedesco nella mia testa hanno fatto la sua, quindi scusatemi anche per degli obbrobri grammaticali che ogni tanto verranno fuori dalla mia bocca, però volevo fare questa serie anche in italiano perché la comicità non è traducibile e come ridete voi e come ridono i tedeschi sono due mondi completamente diversi, quindi per i vostri culi italofonici tutto il canale si centrerà su comunicare la scienza in maniera artistica, anche perché non è che ci sia tutta questa differenza tra arte e scienza, si basano tutte e due sullo spirito di osservazione. Non importa cosa si osserva, dentro o fuori, si tratta di connettere i punti e poi comunicare se stronzate in una maniera più rigida per la ricerca scientifica purtroppo o in una maniera molto libera per l'arte, anzi qualsiasi cagata che vuoi fare ma che ami arte passa e tu sei visto come una persona seria e intellettuale e invece tutti gli altri che non sono artisti sono considerati idioti se fanno queste cose, ecco, passepartout per qualsiasi stronzata. Allora, in termini di tematiche, da me non c'è proprio nessun tabù né limite di linguaggio, che si parli di morte, di cancro, di sistema immunitario, di medicina transgender, sessualità, ben venga tutto. E insomma, benvenuti alle cosiddette pirle di scienza e tanti saluti da Berlino.